Come fare per affrontare quelle che sono le caratteristiche di una classe che è sempre più complessa? Lavorare sulla gestione della classe vuol dire in particolare focalizzarsi sull'importanza della creazione di un buon clima, un clima relazionale. In questo corso andremo a comprendere meglio che cos'è il clima di classe, su che cosa si fonda, che cosa vuol dire gestire la classe e, secondo l'approccio di Freiberg, approfondiremo poi quelli che sono, dei pilastri per, favorire la, consapevolezza degli studenti rispetto a quello che è il loro ruolo a scuola. Approfondiremo il tema della cura dello studente, della prevenzione, quindi del lavoro poi anche sull'organizzazione dell'aula. Lavoreremo sulla cooperazione. L'obiettivo del corso è quello di fornire comunque degli strumenti operativi per poter iniziare a sperimentare magari un modo diverso di essere in classe con gli studenti, assieme agli studenti.